Let's go, Team FS! Buongiorno, buongiorno, sono un po' in ritardo. Come on! Bello, bello, bel tempo. Non abbiamo nessuno a sinistra per oggi, mi sa. Costa 22. Siamo tornati! Solo per la composizione artistica è una over. Sembri Capivelli, oh. Team FS, let's go! Non ci ferma nessuno! Pesce in canna. Sono le 11 e mezza. Calato un'ora e mezza fa. E un pesciotto c'è, un pesciotto c'è. Ci siamo, let's go. Pesciotto c'è. E niente, raga, slamata, appena slamata. E niente, ragazzi, noi vi lasciamo lì in attesa di un altro carpan. Come avete visto, slamato. Peccato, peccato. Però siamo qua, siamo fiduciosi. E ci siamo! Ce l'abbiamo, ragazzi! Ce l'abbiamo! Appena finito di allestire l'accampamento, appena acceso il ventilatore, appena signori. Il ventilatore! Col ventilatorino! Ed è partita la carpetta. Un bel combattimento. Sentila. Canna 90. Stai divertendo te? Sì, sicuro. Ma cos'è un black amur? Che c***o è? È un amur, non ha capito se è black? Difatti ti è venuto sotto troppo veloce. Non sono convinto se è black, eh? Sì, però va. Ah no, è uno storione. È uno storione. Sì, ma dai, questi storioni, questi sono storioni. Storione. È lo stesso di 2 anni fa. Oh, let's go! Dove andiamo? Ah, 14-15 kg. Sicuro, storione nero. Nero come... Sembrava un black amur. Ma va bene lo stesso. Storione. Vabbè, dai. Tiriamolo su. Non ci sta neanche nel retino. Bellissimo. Black Amur? No, si pensava Black Amur, ma è un super storione nero. Ah, storione nero. Ma è proprio nero. E tra l'altro, bello, proprio caratteristica, bello nero. Non l'hai visto così? È tirato sotto. Guarda là, che non l'hai mai visto. Storione. Bello, eh. Storione nero. Ma, eh?
Bello. Bello comunque. Fa sempre divertire. Sì, sì, madonna. Adrenalina. E niente ragazzi, sto rioncino, che poi tanto sto rioncino non è, ci ha fatto divertire, questo è sicuro. La particolarità di questo storione è che è tutto nero. C'ha anche gli occhi neri, i baffi neri. Black Sturgeon. Bello, bello, ha tirato tantissimo. Ma noi aspettiamo le carpe. E via verso gli abissi. Va bene, dai, va bene, va bene. Voglio dirvi cosa sto facendo. Direi una cosa molto semplice e altrettanto efficace. Sto mettendo un piccolo elastico sul filo per calare sempre alla stessa distanza. Grazie a te. Si riparte, buongiorno ai sognatori. Let's go. Fishy. Portamela grossa. Forse c'è un pesce. C'è del peso. Ciao ragazzi, ci siamo. Ce l'abbiamo in canna, va tutta a destra. La devo pompare un bel po'. La partenza sembrava molto uno storione, è partito molto lento. Tutto a destra. Sembra un... ci sia un peso della Madonna. È uno storione. È uno storione grande. Ok, si è fatto portare qua sotto. Tiene il fondo, che è una roba, e se tiene il fondo sembra anche una carpa, come tiene il fondo, eh. Yes, finalmente l'abbiamo presa, Dio buono, la carpa con la 22, eh. Grande. Canna più corta, davanti alla 22. Ragazzi, un signor pesce. Forse non ero in camera nel momento dell'inguadinamento, ma un bel pesce. Un bel pesciottino, dai. Un gran pesce. 16. Già tarata. Ci sta, ci sta. E ci siamo, ragazzi, ci siamo. Non potete capire la nostra gioia in questo momento. Con questo pesce ci siamo presi una piccola rivincita, perché 2-3 anni fa siamo venuti in questa postazione, abbiamo pescato, abbiamo preso pesci, ma non siamo riusciti a catturare carpe. Dopo un paio d'anni ci torniamo, abbiamo già fatto qualche partenza, uno storione, ed è arrivata lei, raga, è arrivata lei. Guardate che spettacolo di pesce. Guardate lo spettacolo di questo pesce, ragazzi. Un orologio proprio, eh. Ce l'abbiamo, un bel toretto, un bel orologino. Catturata con la canna più corta, sui 100 metri, appena finisce l'algaio. Tiger, ragazzi. Tiger. Splendore, splendore. Un letto di mais e Tiger. Ne scatto le Tiger ed è arrivata. Stiamo. Dai, dai, questa è una delle tante. Ma che bravo che fa il giro dei fili. Ciao, capo.
Portaci una over e ti diamo un po' di mais. Però mi controlla sempre, dice non si sa mai. Non si sa mai, questo qua mi attacca. Stava arrivando la sera e con lei anche un brutto temporale. Volevamo fare una ripresa veloce, ma... Ragazzi, sta piovendo, sta arrivando una tempesta. Oh, questo è pesante, pesante, pesante. Forte. Nel retino abbiamo una carpa e Luca ne è partita un'altra, doppietta. È pesante. Pesce pesante. Sì. Sembra davvero roba grossa. Ci vediamo tra poco. Ragazzi, due mostri! Dai! Due mostri! Doppietta, finalmente. Ragazzi, doppietta! Sotto la pioggia! Let's go! Eccole! Che due mostri, no? Un over 20 e una 16. Mostro. Che spettacolo, ragazzi, in doppietta a mezzanotte sotto la pioggia, sotto la pioggia, il diluvio. Che spettacolo, dei combattimenti da paura, un'ansia, un'adrenalina tra rospi e pioggia. Rospi e pioggia, un gran casino e carpe e carpe. Ma finalmente arriva anche per me un bellissimo pesce, over 20, signori, let's go! Over 20! Ancora doppietta, ragazzi, il gospod. Mi sono dimenticato a casa il Keyway, ecco perché c'ho l'asciugamano. Spettacolo! Sono zuppo! Ora facciamo una ripresa ai pesci, ve li facciamo vedere meglio. Guardate, regas! Wow! Let's go! Che bestia! Che bestia! Facciamo due foto. E questa è l'altra, ragazzi. Specchiona sulle Tiger. Canna lontanissima. Pasturata Mais Tiger. E le Tiger non mancano un colpo. Con sto rospo maledetto. Rospo maledetto che ci perseguiterà. Però basta che ci porti le carpe. Che splendore. Bellissima. Spettacolo. Let's go. E lascia andare, bro. Mi sto congelando. Ragazzi, questo va filmato. C'è la tempesta. Ci vuole via il gazebo. E Luca è fuori con le ciabatte da pesce. Ma il gazebo rimane qua con noi, let's go. Buongiorno ragazzi. Buongiorno ragazzi. Dopo l'acquazzone stavo ricalando tutte e tre le canne. Luca l'ha già ricalato un'oretta fa, appena smesso di piovere, ed è partita. Partita là fuori. Forse è piccolina, sento da delle testate soft. Continuano delle piccole testate. Però, canna. Sì, sì, sono tutto.
mi sembra di ricordare bene, su questa canna ho innescato le Pink Panther con un chicchetto di mais finto. Mythic Tiger. Sembra che pescano le tiger oggi. Vediamo se riusciamo a intravederla. Niente, cioè, per pochissimo era quasi a pelo dell'acqua. Ho visto una sagoma molto scura. E di nuovo sagoma. Oh! 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 Specchi? Ma non sembra così piccola, eh? Non sembra affatto piccola. Cerca la profondità. Vediamo, siccome vede la rete parte ancora. Arriva, è stanca, è stanca. Non ce la fa più. È nostra. E cioè non ce la fa più. Carpa del mattino è arrivata. Ed eccoci, 10:30. Non ci ha tirato giù dal letto, ma quasi. Cioè, guarda quelle scaglie che c'è lì così in linea. E ci siamo, e si parte così. Un ottimo inizio di giornata. Speriamo che il tempo regga e che non ci faccia brutti scherzi come ieri. Ma che dire, bellissimo specchione è venuto a mangiare sulle tiger. Oh, molto soddisfatti. Aspettiamo che Andrea finisca di calare la sua ultima canna e poi andiamo insieme a riposizionare questa. Godiamoci questo bellissimo rilascio. Che partenze strane, signori. Partenza in calata. Però il pesce c'è, il pesce c'è. Molto bene, ragazzi. Abbiamo tirata quasi nel sottoriva. Ci manca poco. Direi che non sembra un pesce d'Italia. Però lo sapete anche voi. Non lo possiamo dire con certezza fino a quando non ce l'abbiamo sotto. Spero di non prendermi le altre canne, perché comunque sto pescando molto vicino. Intanto il cielo si è un po' scoperto, le nuvole stanno andando via, sta venendo fuori un po' di sole. Sempre stessa esca. Un lingotto d'oro. Guardate che colori. È dorata. Sotto questo magnifico sole, finalmente. Dai, uno sguardo veloce, fatto bene, poi le rilasciamo, eh. Oh, così ti vogliamo. Bella. Bella come questo sole. Un piccolo pesce, non sicuramente di taglia, però sicuramente doppia cifra, oltre i 10 kg. Ci porta un po' di gioia in questa prima mattinata. Bene, ragazzi, vi porto nel mio angolo del disgusto, l'angolo del self-made e non solo. Vi faccio vedere cosa ho voluto utilizzare per questa sessione, a partire dalla pastura cucinata a casa, alle boiles e al mais e canapa di casa Carpo School. Ho usato anche un po' di pellet di diversi gusti e di diverso diametro e ho bagnato il tutto con empoil di Carp Lab. Ho comprato circa 25 kg di tiger di diverso diametro e li ho voluti cuocere nello stesso preciso modo. L'unica differenza che hanno è che in un bidone ho aggiunto anche 5 kg di mais, sempre self-made, mentre l'altro l'ho lasciato solo tiger al naturale, non ho aggiunto niente, né nessun ingrediente.
Adesso, per praticità, ve li mostro dentro questo secchiello, che sarà il secchiello che userò per andare a calare la mia canna centrale. Da quando siamo arrivati nella canna centrale sto calando sia mais che tiger, quindi continuerò con questa tipologia di esca. Vi ho appena mostrato le tiger di diametro inferiore unite al mais self made e qui ho tiger medie con l'aggiunta del mais self made. Aggiungo circa 15 palline. No, epic fail. No, e via Topi, si festeggia. Vabbè ragazzi, dopo un piccolo epic fail mi è caduto il secchiello del pellet mix, ve lo mostro con un po' di erbacce. Aggiungo un cucchiaio perché mi aiuta a creare una nube molto attrattiva, contando che adesso il pellet si scioglierà con l'acqua presente, quindi creerà proprio un miscuglio bello attrattivo. Anche in questo caso vado a dare una mescolata e poi aggiungo due mestoli di mais e canapa di Carposchool al gusto naturale e poi ci aggiungo il mio empoil, un goccetto, senza esagerare, proprio per creare quella macchia unta nell'acqua. Mescolatina e direi che siamo pronti per andare a calare. Terminalino ragazzi della cattura, un combi rig boom trecciato morbido con un amo del 6 e le nostre mitiche Pin Panther con chicchetto di mais finto galleggiante. Per il momento ho deciso di mettere questo innesco su due canne e finalmente anche la canna di destra è partita. Anche se caliamo a barchino preferisco comunque inserire un sacchettino con un po' di stick. E ci siamo, è 3 del pomeriggio. Molto bene, molto bene. La partenza che aspettavamo. Canna più corta ancora. Ginottino del primo pomeriggino. Non si scherza col team FS. Ginotto arrabbiata. Piccolo Reginotto, sempre stessa esca. Un bel premio, un bel premio. Andiamo al rilascio. La sessione procedeva bene e la gang del quartiere era venuta a riscuotere un po' di mais. La farfallina di buon auspicio. Fa il sorriso. Oh, sei affezionata. Sei lì, va? Sei affezionata. Dai, vai sulla spalla. Vai sulla spalla, dai. Oh bro, let's go! Oh no!
Parlando di ambienti del genere, come cave e laghi gestiti, penso che il momento con maggiore attività sia il cambio di luce. Quindi, dopo un ottimo cambio esca, mi sono messo a osservare il lago per cercare qualche altro spot nella mia postazione. Ragazzi, luna di notte. Ci siamo. Ed è partita a Lucca. Una partenza un po' timida, ma c'è. Vai, 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 vai. E ce l'abbiamo. Eccoci qua, al materassino. Piccolo pesciottino per luna di notte. Un piccolo reginotto che fa sempre piacere. Un bel pesciotto. Piccolina, in forze. Arrabbiata. Una piccola dannata del Ghost Park. Yes. ...125 metri, abbiamo il nostro segnalino sul filo e andiamo a ricalare insieme. Yes! Un piccolo innesco, ma molto molto attrattivo. Pin Panther è chicco di mais finto, innescato su un combi rig. Ragazzi, so che ci sono pareri discordanti per il sacchettino nel barchino, però io ce lo metto lo stesso. In questo caso ho fatto un sacchettino di Method Mix con all'interno del pellet di diametro e di gusto diverso. E via, fuori di nuovo. Ho il segno sul filo e il punto di riferimento sulla riva opposta. Sarà una calata perfetta anche al buio. Difatti, partita subito, ragazzi. Partita subito. Ma ragazzi, pensiamo che sia over, o se non è over si avvicina parecchio. Si avvicina parecchio, dai. Quindi insieme. Ora ho tolto la tara, per con tutta l'acqua andiamo all'incirca. Fa 23. È over, over. Si vedeva che era over, era bella pesante. 20, 21. Un mostro, ragazzi. 20 kg. Tanta roba. Nel cuore della notte. Ci voleva. Andiamo a rilascio. Scappata. Niente. Le 4 di notte. Eccoci, buongiorno ragazzi. Finalmente è arrivato anche un bellissimo Amur. Direi molto molto combattivo. Veramente un bel pesce. Sono quasi certo che appena lo tiro fuori dalla rete vola via. Quindi non perdiamo quest'attimo.
Un mostro, lega. È come il 2021, mi ritrovo qui, in questa posizione, con un amur più lungo di me. Sono sicuro che l'amur è già pronto, se provo a metterlo a pancia in alto non ci va. Quindi procediamo con il rilascio. Sarà una fuga repentina sicuramente. Buongiorno ragazzi, oggi è l'ultimo giorno, purtroppo, partita in diretta. E l'ultimo giorno c'è una partenza in diretta. Bel pesce, ultimo pomeriggio. Chissà che non ce ne vengano a trovare altre. L'ultimo saluto. Sempre stessa esca. Buongiorno ragazzi, oggi è l'ultimo giorno, purtroppo. Vorremmo rimanere qua per una settimana, ma anche il nostro tempo è finito. Manca tutto il pomeriggio. Io ho malincuore, sono in cappotto da quasi un giorno. Tutto lunedì, primo giorno buono con qualche bel pesce. E poi tra ieri e oggi davvero poco movimento. Ho iniziato a pescare su una linea di 110 metri lunedì, dove ho preso lo storione praticamente subito. Poi, dato che non vedevo carpe, ho deciso di allungarmi un po' di più. Ho iniziato a pescare su una linea di 140-150 metri. Dato che nel lago non c'era nessuno, mi sono spinto un po' più fuori e ho avuto la mia partenza. La mia prima carpa di questa sessione l'ho catturata a oltre 140 metri. Poi il lago ha iniziato a riempirsi un po', quindi mi sono accorciato sui 125-130 e non sto vedendo niente. L'altra carpa l'ho catturata sui 90 metri, qua sulla destra della postazione, abbastanza corto rispetto alle altre partenze. E ci ho riprovato a ricalarla sempre lì, ma non è più partita. Adesso Luca sta facendo tante partenze a 125 metri. E metterò una canna anch'io sulla stessa linea, sempre Tiger, chicco di mais finto, spinner rig, calata col barchino, con le granaglie, e vediamo insomma di salvare gli ultimi due giorni con un pesciotto. Tutte le calate che ho effettuato l'ho fatta col barchino e caricavo il barchino di granaglie, mais e canapa. Adesso vi faccio vedere un po' i secchi che ho usato e la postura che ho utilizzato. Molto semplice, ho fatto un secchio di mais Tiger naturale e poi ho fatto un secchio con un po' un mix per fare una cosa un po' più attrattiva. Ci ho messo sempre mais e Tiger, palline, farina di pellet e un po' di stick mix per rendere un po' più attrattivo, un po' più farinoso tutto, per fare un po' di nuvolone nello spot. Barchino lo riempio con tutte e due, una succhiata di mais Tiger naturale e una succhiata di mais Tiger un po' più lavorato. Questo è quello che metto dentro al sacchettino, doppio sacchettino perché caliamo oltre 10 metri di profondità, quindi per avere una sicurezza in più meglio mettere doppio sacchettino. Dentro ci metto stick mix allo Scopex,
e tante palline sbriciolate tagliate a metà, sempre banana scopex, in tutto bagnato con un po' di go all'ananas. Ho deciso di non mettere pellet, ho deciso di non fare bombette di pellet perché qua dentro ci sono tanti storioni e non so come mai, ma io li prendo sempre, sono la chiappa storioni, e quindi ho deciso di evitare il pellet per appunto evitare anche gli storioni. E niente, qualche pesce sono riuscito a prenderlo, ovviamente speriamo sempre in più partenze, in più pesci, ma anche così va bene, insomma. La posta non è facile, è una buona posta, non è subito facile. E niente, abbiamo ancora un po' di tempo, ora andiamo a calare un po' più corti sulla linea dove sta catturando Luca, con questa tattica qua. E niente, speriamo di vederci a materassino prima di andare a casa. E ci siamo, ragazzi, molto soddisfatti di questa magica pescata, 3 giorni intensi, molto belli. Abbiamo avuto alti e bassi, abbiamo avuto picchi di partenze abbastanza importanti, in pochissime ore abbiamo fatto, direi, ottimi risultati. Quindi niente, anche questa sessione giunge al termine. Postazione 22 deve temere Team FS. Sicuramente andiamo via con un ottimo risultato, con una bellissima rivincita. Sono uscite 3 over. Sì, dai, andiamo via un po' con l'amaro in bocca, perché oggi pomeriggio non siamo riusciti a portare un pesce in camera. Sì. Il pesce dei saluti è sempre bello andare via dopo aver catturato dei pesci, insomma. E andiamo via un po' con l'amaro in bocca, ma i nostri pesci li abbiamo fatti, tutti e due. Siamo riusciti a prendere delle carpe finalmente in questa postazione e abbiamo preso anche dei bei pesci, veramente. Siamo divertiti e abbiamo conosciuto persone nuove anche in questa sessione qui, ci fa molto piacere. Ragazzi che ci seguivano, quindi che dire, andiamo via con tante soddisfazioni. Come sempre, noi vi diamo appuntamento a un nuovo video, sempre nuovi spot, con nuove carpe e nuove esche. Un saluto!